È stato presentato venerdì scorso, 24 aprile 2015, l'inventario informatizzato dei beni storico-artistici esistenti in tutte le parrocchie e chiese della diocesi di Aversa. Il risultato dell'impegnativa campagna di lavoro amministrativo e culturale è stato illustrato nella pinacoteca del seminario vescovile da Monsignor Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, da Monsignor Stefano Russo, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali della Conferenza Episcopale Italiana, e da Monsignor Ernesto Rascato, direttore dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici e delegato dei Vescovi della Campania per i Beni Culturali. Realizzata in collaborazione con l'intera comunità ecclesiale e anche grazie al contributo dell'8 per 1000 della CEI, l'inventariazione informatizzata dei beni storico-artistici è considerata un'opera indispensabile per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso. Don Ernesto, oggi la diocesi ha presentato quello che è stato definito l'inventario della bellezza. È il felice risultato di una campagna durata quasi 20 anni. Su sollecitazione della Conferenza Episcopale Italiana abbiamo aderito a questo progetto di portare a conoscenza, non solo a livello amministrativo, ma soprattutto a livello pastorale e culturale, la grande ricchezza delle opere d'arte custodite nelle 99 parrocchie della diocesi, distribuite in 185 chiese e nei 29 comuni che compongono il territorio diocesano. Ma si tratta di una tappa di arrivo, ma anche di una tappa di partenza, perché l'inventario serve per conoscere, custodire, ma soprattutto per valorizzare questi beni, beni prodotti dalla pietà del popolo e beni che possono far trasfigurare un territorio, una popolazione assetata di bellezza. Prima di tutto il grazie va ai vescovi, da Monsignor Chiarinelli che ha aderito al progetto fino al Monsignor Spinillo che è appena arrivato ha voluto subito intraprendere e portare a termine l'inventario. Poi al team, al gruppo di lavoro, una dozzina di collaboratori di storici dell'arte, fotografi e sul campo coordinati dall'azione di Don Alfonso Derrico, giovane, che nei vari sopralluoghi hanno messo un poco a tappeto tutte le opere d'arte. Certamente diceva è un punto di arrivo ma anche di partenza, perché l'inventario non è chiuso al 2014, bisogna integrarlo, bisogna rettificarlo e bisogna aggiornarlo. Questa miniera straordinaria va preservata, ma lei ha auspicato anche che possa fungere da traino per programmare una più ampia opera di valorizzazione, no? Come si può immaginare di raggiungere questo traguardo in futuro? E anche nell'emblema, nel logo che abbiamo messo per la manifestazione, c'è il portale del Ninfios, che è la porta dove abitualmente il vescovo esce per una celebrazione, è la porta della sacrestia della cattedrale che risale all'epoca normanna, c'è il Ninfios, lo sposo, che esce dalla stanza nuziale che è il sepolcro. Vuol dire come far parlare questi beni, come far parlare questi oggetti, come far parlare queste opere d'arte, non solo per l'uso liturgico per cui sono fatte, ma anche per l'uso culturale, facendo mostre e poi anche e soprattutto ai parroci, ai sacerdoti, ai catechisti, di far interagire nei percorsi, negli itinerari, tutto il significato biblico, teologico, ecclesiale che sta in questi oggetti. In che modo questo servizio di consultazione online a disposizione dei parroci è uno strumento più sicuro e vantaggioso rispetto ad esempio al supporto mobile come su CD o DVD? Per i parroci è un supporto indispensabile perché in poche schermate si vedono raccolte tutta la piattaforma dei beni custoditi nelle loro chiese. Sulla sicurezza è un portale per cui bisogna vigilare sul portale. Vuol dire sulla sicurezza i parroci hanno loro l'accesso diretto con la password eccetera e le foto sono a bassa definizione. Per mostre e altre cose bisogna rivolgersi all'Ufficio Diocesano dei Beni Culturali. Da parte dei parroci bisogna prima la sicurezza materiale, vuol dire che di controllare i beni in situ e poi di tenere aggiornato l'inventario, di controllare l'inventario e anche praticamente farsi un giro ogni tanto della chiesa, dell'edificio di culto con l'inventario davanti e vedere, non solo ammirare, ma anche controllare. Questo inventario non punta solo a soddisfare le esigenze ecclesiastiche, ma lei ha detto che
si presenta di particolare utilità anche per rafforzare la collaborazione con gli enti, pubblici. Noi abbiamo prima di tutto un grazie che dico a tutte le istituzioni pubbliche, perché se abbiamo fatto l'inventario abbiamo anche nella prima fase, prima della catalogazione a tappeto, anche preso visione di tutte le schede realizzate già dalla sovrintendenza. Si può interagire anche perché l'inventario nostro è un poco più completo come oggetti, come Sua Eccellenza diceva anche nella presentazione, perché sono anche oggetti più recenti, però oggetti di notevole interesse, anche perché il patrimonio diocesano di Aversa è così ricco che vanta, dopo Napoli è quello che vanta più capolavori di tutta la regione del Meridione. Qui va studiato, va valorizzato e anche, penso, in quest'anno anche prevediamo una presentazione scientifica del patrimonio, perché noi abbiamo patrimoni che vanno da artigianato locale molto, ma fino a capolavori di Luca Giordano, Massimo Stanzione, Pietro da Cortona, per dire dei massimi. Monsignor Russo, l'inventario è un progetto realizzato dalla Diocesi di Aversa, ma promosso anche dalla Conferenza Episcopale Italiana, che l'ha approvato lo scorso anno dopo averci fortemente creduto per anni. Parte degli oneri finanziari infatti provengono dal fondo 8 per 1000 della CEI, quindi un impegno importante. Sì, attraverso i contributi 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una parte di questi annualmente i Vescovi li destinano sempre per il culto della pastorale a favore dei beni culturali ecclesiastici e alcuni fondi sono disponibili sulla base di progetti presentati dalle diocesi, come è avvenuto per Aversa, anche per l'inventario informatizzato e beni storico-artistici, e quindi per questo per sostenere questo impegno delle diocesi che attraverso delle equip specializzate stanno portando avanti questo lavoro, e così come è avvenuto ad Aversa lo hanno anche concluso per quanto riguarda la campagna di ricognizione, perché poi proprio la parola stessa inventario ci dice che è un lavoro che non finisce mai questo, no? Perché poi così come abbiamo custodito per secoli un patrimonio che adesso abbiamo inventariato, continuiamo a custodire questo patrimonio ma anche ad implementarlo, no? Perché non è un patrimonio che è nato così casualmente, ma che è conseguenza della vita della Chiesa, che ha saputo tradurre anche attraverso delle forme artistiche il proprio cammino di fede, cioè attraverso anche beni che sono strettamente legati al culto, magari in alcuni casi hanno perso questa funzione nei secoli, ma che comunque appartengono sempre anche a un vissuto di fede delle comunità cristiane. Certo. Monsignor Spinillo ha sottolineato come i tesori artistici creati e custoditi dalla nostra Chiesa Aversana non sono soltanto meravigliosi cimeli di un lontano passato, ma rappresentano anche una imperitura testimonianza della fede del popolo cristiano, quello che lei diceva proprio poco fa, no? Sì, esatto. Io posso testimoniare che così come qui ad Aversa, in tante diocesi italiane, sono 215 le diocesi che hanno aderito a questo progetto, sta avvenendo lo stesso. Oggi sappiamo che 110 diocesi circa hanno concluso la campagna di ricognizione, no? Quindi appunto, come sottolineava il Vescovo, come si capisce, non è soltanto un riconoscere questo patrimonio, un contarlo, ma è anche un lavoro culturale che sta avvenendo e che sta coinvolgendo anche tanti giovani che si mettono a fianco delle diocesi e che imparano a conoscere questo patrimonio, a riconoscerlo e quindi anche a custodirlo, a metterlo in sicurezza. L'impegno nell'ambito dei beni culturali vuole rispondere anche all'esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco, no? Che ci spinge ad essere custodi del bene e della bellezza. Assolutamente sì, io penso che sia anche un impegno che forse non è immediatamente comprensibile da questo punto di vista, ma in realtà secondo me tutto questo lavoro che si sta facendo attraverso le chiese diocesane di tutela, custodia e valorizzazione dei beni è una profonda opera di carità, perché ci permette anche di conoscere noi stessi, di custodire il bello, ma di comprendere anche che essere cristiani significa stare a contatto con il bello e quindi continuare a manifestare la bellezza di Dio, così come riusciamo a farlo, anche attraverso le opere d'arte legate al culto. Senatore, in che modo la bellezza di cui è ricchissimo il nostro territorio può salvare l'umanità e quindi anche il nostro contesto territoriale? Prima di tutto la bellezza deve essere preservata nel nostro territorio e dopo essere stata preservata deve essere anche fatta conoscere. Credo che questi siano i due aspetti fondamentali perché la bellezza possa realmente riemergere nei nostri territori.
che per tanti anni sono stati dilaniati, dilapidati, distrutti, devo dire, saccheggiati sotto tutti i punti di vista, a livello sociale, a livello economico, a livello ambientale, e credo che riguadagnare una posizione di ascolto e di osservazione nei confronti della bellezza voglia significare ridare dignità ai cittadini e ai nostri territori, e credo che questo sia un aspetto fondamentale perché ci sia un nuovo risorgimento di ordine culturale, di ordine sociale, di ordine etico, perché solo in questo modo ne avremo anche ulteriori possibilità che si tuteli la democrazia, perché là dove non c'è il riconoscimento della bellezza, là dove non c'è il riconoscimento dei diritti fondamentali dell'uomo, credo che non possa nemmeno albergare un minimo di democrazia. Monsignor Ascato ha affermato che questo inventario ecclesiastico non punta soltanto a soddisfare le esigenze ecclesiastiche e parrocchiali, ma si presenta di particolare utilità per una collaborazione sempre più concreta con gli enti locali. In che modo questo obiettivo può essere raggiunto secondo lei? Prima di tutto va il riconoscimento a Monsignor Ascato per un impegno oramai di tanti anni, un impegno che non nasce solamente dal suo ruolo, ma credo dalla sua passione e dalla sua competenza. E come tutte le realtà sociali, lavorare da soli non è possibile, bisogna creare delle sinergie virtuose tra varie istituzioni, solamente dal rapporto interistituzionale che si può evidentemente dar luogo a un superamento di quelle difficoltà e di quelle criticità organizzative, economiche e quant'altro che sono sicuramente insite nel nostro territorio e non solo. Io credo che sia importante estendere la collaborazione non soltanto a livello locale ma a livello nazionale, perché tutto ciò che è di bello nella nostra realtà diocesana, territoriale, non può essere limitata al nostro perimetro, ma deve avere un respiro che vada oltre i perimetri squisitamente localistici. È solo così che la bellezza risulta avere un valore che sia oltre quello che è la dimensione squisitamente di parte. Eccellenza, lavoro, impegno e tenacia hanno fatto sì che oggi si giunga a conclusione di un percorso cominciato nel lontano 1997, quando al tempo del vescovo Lorenzo Chiarinelli questo progetto è stato avviato. Sì, diciamo, quando la CEI praticamente lanciò questo programma di inventariazione su tutto il territorio nazionale. E chiaramente, forse come tutte le cose, poi ha bisogno del tempo di maturazione, ha bisogno di entrare nella consapevolezza e oltre che nella possibilità di imparare ad usare poi i linguaggi e le tecniche necessarie. E oggi, grazie a Dio, si è arrivati a questo momento che ci permette di presentare alla Diocesi l'inventario informatizzato dei beni storico-artistici. Chiaramente un ringraziamento a tutti coloro che hanno operato in questo settore e anche credo ai confratelli parroci che hanno con disponibilità collaborato nel momento in cui in ciascuna chiesa questo si è realizzato. Sono oltre 21.000 le schede dei beni che fanno parte dell'inventario appena presentato, un tesoro dal valore artistico incalcolabile, incommensurabile. Sì, credo che come sempre il numero raggiunto non è ancora la totalità. Che vuol dire che il patrimonio è davvero grande, c'è tanta ricchezza che viene, come ho detto prima, dalla sensibilità della nostra gente che in queste opere ha voluto esprimere il suo credo, la sua fede, ed esprimendo il suo credo e la sua fede ha espresso anche la sua speranza per il cammino da sviluppare giorno per giorno. L'evangelizzazione e la catechesi sono quel poter formare le nostre anime, le nostre coscienze, i nostri pensieri e orientarli verso ciò che siamo chiamati a diventare, ecco perché allora ciò che è testimonianza di una fede vissuta in un tempo diventa annunzio per la fede da vivere nei tempi futuri e noi di questo siamo, direi, grati a chi c'è stato prima di noi su questa terra e abbiamo il desiderio di poter annunziare quella luce che guida i passi dell'umanità alle generazioni che verranno. Se è vero che la bellezza salva l'umanità, in che modo questo territorio può essere salvato dalla bellezza di cui è ricchissimo il nostro patrimonio culturale? Beh, anzitutto dalla conoscenza. Bisogna conoscere ed esserne consapevoli. Conoscere vuol dire vedere e poter individuare in ciò che si vede quelle linee, quei segni che parlano.
e quindi che annunziano, che dicono ricchezza di pensieri e di esperienze e dicono speranze da condividere. Allora il primo passo è questo, l'inventario ci permette di poter vedere, di poter anche diciamo, acquisire una certa consapevolezza immediata del bene, di ciò che il bene trasmette e dice. Poi chiaramente ci sarà bisogno del saper accogliere e custodire quando ci viene fatto conoscere e farne oggetto anche di dialogo tra di noi, perché il dialogo aiuta la conoscenza, il dialogo fa crescere la consapevolezza, il dialogo permette di accogliere e rilanciare verso il futuro ciò che si vive quotidianamente. Conoscere significa anche far conoscere, quindi spalancare le porte, almeno non chiuderle del tutto, questo che lei ha auspicato anche poco fa in chiusura, no? Sì, certamente, è chiaro che perché si possa conoscere bisogna aprire l'attenzione delle persone anzitutto all'oggetto di conoscenza e quindi poter fare in modo che tutti possano in qualche maniera accedervi. Certo, come dire, viviamo in un buon tempo, in una situazione in cui la prudenza ci farebbe chiudere. Siamo in un tempo in cui si lavora molto, giustamente anche su ciò che è necessità di sicurezza, ma che la necessità di sicurezza non ci precluda le vie per la vita, altrimenti avremmo forse messo il seme che deve poter germinare vita nuova in una condizione di sterilità che poi non vive.